Buongiorno, io sono Cristina Grassi, sono la figlia di Valerio Grassi, fondatore della Homer Sub, che è mancato 2 anni fa e quindi a partire dall'anno scorso è stato istituito il trofeo Valerio Grassi, che viene messo in palio ogni anno in concomitanza appunto del campionato italiano a squadre di caccia di pesca subacquea. Il papà ha fondato la Homer Sub negli anni 80, è stato praticamente il precursore dei fucili arbalete, quindi fucili ad elastico. Allora, quando ancora il mercato italiano e comunque mondiale era praticamente appannaggio dei fucili oleopneumatici. Quindi la sua passione per la pesca subacquea l'ha portato prima alla realizzazione di accessori per la pesca, poi ha sviluppato un fucile e da lì è nata Homer Sub, che è diventata poi la società che è ora. Poi lui negli anni, ovviamente con l'avanzare dell'età, l'ha ceduta, anche perché aveva bisogno di iniezioni economiche per sviluppare i prodotti, e quindi a un certo punto ha deciso di cedere la società, ma ha continuato comunque a collaborare sia con Homer che con altre società che producono attrezzatura subacquea fino praticamente a 4-5 anni fa, quindi fino a poco prima della sua dipartita. È stata una persona che appunto per la pesca subacquea ha fatto tantissimo, conta moltissimi fan, moltissimi appassionati che ancora oggi quando mi incontrano, o me o la mamma o le mie sorelle, insomma, ci riempiono di affetto e di complimenti, perché lui proprio è stato, come l'hanno definito in molti, il papà della pesca subacquea in Italia. Allora, appunto, la vittoria alata, che è questo trofeo, che come dicevo prima è stato istituito l'anno scorso, rappresenta la brescianità, perché vittoria alata è proprio un simbolo della brescianità. Essendo il papà un bresciano, abbiamo voluto unire l'importanza della vittoria alata come simbolo della città. La vittoria alata appunto rappresenta mitologicamente, si dice, anche la dea protettrice del mare, e quindi brescianità, protettrice del mare. Il papà è bresciano e quindi abbiamo voluto questo simbolo proprio come rappresentanza di tutte e tre le cose insieme.